Prendiamo l'aereo e arriviamo finalmente in Italia. Il 9 novembre cade il muro di Berlino, il 12 novembre il Rocchetto incontra una manifestazione, un gruppo importante di partigiani, e afferma che purtroppo il comunismo non ha prodotto l'esito sperato. L'89 è stato un anno incredibile, pochi mesi prima c'era stata gente a me, ma soprattutto un episodio molto importante per la nostra storia, che il primo, che Rocchetto fu il primo segretario del Partito Comunista Occidentale a prendere anche il viaggio e fare un viaggio negli Stati Uniti. Di per sé, secondo questo è avvenuto molto prima, è un episodio sicuramente interessante, anche perché chi lo accompagnava in quella visita è l'attuale Presidente della Repubblica, Napolitano. All'epoca, dopo così, l'accettazione di un dato di fatto, cioè il fatto che il comunismo in qualche maniera aveva esaurito la sua forza, Rocchetto aveva dato anche un po' il segno di quello che dovevano essere nuove vertici della sinistra e indicò proprio la rivoluzione francese, in quanto ricordo Fanon che non ci può essere uguaglianza senza libertà. In questi giorni si chiude la fase diciamo congressuale del Partito Democratico dopo il tentativo di Veltroni di creare una sinistra di tipo laborista, la commentare per intendersi. Secondo lei che impressione ha del nuovo corso del Partito Democratico? Va verso Londra o va verso Parigi per intendersi? Verso Londra nel senso verso un laborismo alla Tony Blair, come in qualche maniera era il percorso che Veltroni aveva, oppure affonda, cercherà di collegarsi direttamente come quella volta, vent'anni fa, Rocchetto aveva chiesto le sue radici a quella dimensione anche un po' più radicale che quella della rivoluzione francese. Sì, quello dico Londra per il cerchio. No, ma stando diciamo al percorso geografico di Bersani e alla vittoria diciamo di questa linea, dovremmo dire che adesso il percorso è più orientato verso una socialdemocrazia francese o tedesca piuttosto che verso il mondo laborista o liberale diciamo anglosassone. È stata una svolta più intereuropea rispetto a quella anglo-americana che invece era rappresentata in modo incerto da Franceschini e in modo magari più netto. Quindi probabilmente sarà quello del destino. Mi piace sottolineare una cosa relativamente a Rocchetto, che il richiamo dell'89, il richiamo alla rivoluzione francese, fu in effetti il filo conduttore in quel momento che consentì di scrollarsi di dosso della rivoluzione russa. Io ricordo i giornali, dall'Unità, l'Espresso, la sinistra, che celebravano tutti la rivoluzione francese come il momento diciamo, di partenza di una nuova sinistra che bypassasse l'esperienza del comunismo e tornasse diciamo, a uno stato diciamo, di socialdemocrazia o di spirito libero o di laburismo che comunque fosse finalmente decorata dal comunismo. Devo dire che aver evocato il fantasma della rivoluzione francese è stato un gravissimo errore, perché poi, come tutte le rivoluzioni, vengono fuori i giacobinismi. E il giacobinismo è stato un fenomeno che ha creato una spina di fianco alla sinistra italiana e che oggi si manifesta attraverso il taglio di valore di Antonio Mampieto, il giacobinismo di Gravano, il giacobinismo cioè di questa non sinistra che però si è impossessata di una quota rilevante dell'elettorato di sinistra e che ha trasmesso diciamo, l'antico radicalismo comunista, lo ha tradotto in una forma di giustizialismo giacobino, lontanissimo dall'esperienza del comunismo, ma non per questo meno diciamo efferato dal punto di vista del fanatismo politico, della convinzione dell'avversario come del nemico assoluto della società. E quindi Rocchetto ha evocato le due anime della sinistra, quella girondina diventata più girondina soccombente e quella giacobina, quella più sanguigna, che è quella che invece sembra oggi essere prevalente. Quindi il compito di Bersani sarà quello di riuscire a fuoriuscire dalla dimensione diciamo laburista che non ha attecchito obiettivamente la sinistra italiana senza peraltro rimanere subalterno al partito giacobino oggi rappresentato appunto da Rocchetto.